Buongiorno amici e amiche, buon mercoledì 16 dicembre 2020. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 7, versetti 19-23. Giovanni, chiamati due dei suoi discepoli, li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti dalle malattie, dalle infermità, dagli spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Commenta il Vangelo per noi Don Vincenzo Giannico. Buongiorno a tutti. La pagina evangelica di quest'oggi ci parla di Giovanni il Battista, che dal carcere manda i suoi discepoli da Gesù a chiedergli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Il Battista, forse come noi, si è fatto un'idea sbagliata di Dio. Ecco perché Gesù dice ai discepoli di riferire quello che hanno visto. Chi è Dio? Un Dio che dona la vista, che ci invita a guardare oltre, guardare meglio. Un Dio che ci permette di camminare sulle strade della felicità e della realizzazione vera e piena della nostra vita. Un Dio che ci purifica da tutte quelle piccole o grandi lebbre che ogni tanto ammalano la nostra esistenza. Un Dio che ci fa udire i bisogni degli altri, le loro richieste di aiuto. Un Dio che ci fa risorgere, un Dio che ci rialza dalle nostre cadute. Un Dio che ama donarsi a coloro che gli fanno spazio nel loro cuore e sentono il bisogno di Lui. E tu, in quale Dio credi? Buona giornata.